Benvenuti nel mio mondo Forza. Questa puntata sarà leggermente differente dalle altre, visto che abbiamo trattato di 3 su 6 delle case dei clan. Ho pensato di, visto che siamo a metà, spezzare e trattare di un altro argomento che a me è piaciuto molto, che potete trovare nel Book of Judgment, ovvero di crimine e legge su Necromunda. Come abbiamo detto nella prima puntata, le leggi imposte da Lord Elmar consentono l'esistenza di gang e delle loro guerre nel sottoformicaio, per cui effettivamente il confine tra legge e crimine è in verità molto labile. Possiamo considerare crimine tutto quello che non è sanzionato e che quindi mina alla fragile stabilità dell'ordine. I loro crimini non vanno quindi verso morale o decenza, ma principalmente contro l'autorità. Per questo motivo, chi rompe le regole viene chiamato recidivist, ovvero recidivo. Questo è un termine molto ampio che in verità raccoglie diverse categorie che su altri pianeti non verrebbero mai accumulate. Anche il grado dei diversi peccati può variare, andando da recidivi che vengono normalmente tollerati a meno di non esagerare, a crimini assolutamente non tollerati, solitamente gli stessi che vigono nell'Imperium, come creare macchine pensanti, trattare tecnologia aliena e via dicendo. Passando poi per i reali crimini. Reti criminali talmente estese da essere ormai parte integrante delle istituzioni al pari di clan e gilde. Quali sono le tipologie più comuni di recidivi? Partiamo dalle reti criminali. In un mondo di gang sanzionate, cacciatori di tagli potenziati e psionici, solo i criminali più scaltri e feroci possono prevalere, creando famiglie simili a quelle delle gilde che gestiscono intere zone o risorse, tanto che per gli umili civili del sottoformicaio non sono differenti dalle altre istituzioni. Alcuni dei più famosi lord criminali sono arrivati a governare interi avamposti nel sottoformicaio, tanto da venire accettati dalle gilde come dei mali necessari con cui si può trattare nonostante non rispettino le leggi. Abbiamo poi il commercio a freddo, ovvero se ci pensate, sia i nobili delle alte spire del formicaio che i criminali più incalliti sono sempre in cerca di risorse o limitate o addirittura vietate, siano essi artefatti proibiti come quelli alieni, oppure anche del cibo cresciuto naturalmente, rarissimo su Necromunda. Tutto ciò che è raro o difficile o addirittura impossibile da reperire normalmente può essere trovato nei mercati neri, conosciuti generalmente come cold trade, commercio a freddo. Tutto il normale commercio su Necromunda è monitorato grazie a una stazione orbitale molto agguerrita chiamata Occhio di Selene. Quindi come fanno queste risorse ad arrivare sul pianeta? Principalmente grazie alla corruzione, oppure lasciando cadere speciali container direttamente dallo spazio che dovranno poi essere recuperati anche anni dopo nelle aree distese radioattive di Necromunda. Abbiamo poi gli impostori imperiali. In una società dove un titolo o un nome importante possono garantire un immenso potere, falsificare il proprio stato sociale o impersonare un membro di un casato nobiliare è considerato un crimine gravissimo. In certi momenti della storia di Necromunda sono state sfruttate le strutture bizantine del governo e della sua burocrazia, molto convoluta, per far comparire dal nulla interi finti casati. Proprio normalmente le contraffazioni servono a quei criminali che vogliono scomparire per sempre nascondendosi nello stato privilegiato della società. Il vero pericolo viene però quando gli impostori usano il potere acquisito per iniziare conflitti non sanzionati tra le famiglie, distruggendo l'ordine stabilito o per i propri fini o addirittura solo per un divertimento deprovato. Abbiamo poi quello che detesto di più, ovvero
le factorie clandestine. Solo il sacro adepto mechanicus, lode all'omnisia, è autorizzato all'uso degli STC. E quindi la produzione nelle fabbriche è sempre affidato un rappresentante del mechanicus, anche nelle factorie più piccole. Nel corso del tempo, però, diversi maledetti ladri sono riusciti a mettere le mani su queste preziose reliquie per creare delle rogue factoria, fabbriche clandestine considerate da noi del mechanicus una grave eresia, ma anche un bel problema per Lord Elmar, che deve rispettare le quote delle tasse imperiali e si ritrova dei beni non sanzionati venduti nei mercati neri. Abbiamo i Narcolord. Le sostanze chimiche sono parte integrante dell'economia di Necromunda, dai medicinali usati per allungare le vite dell'elite, agli stimolanti usati per rispettare le quote di produzione. Normalmente la casa Escher dedicata alla produzione e al commercio di tali sostanze. Anche altre case però come i Delac per le loro sostanze psicotrope e gli Orlok per il normalissimo Low, il tabacco, hanno le loro specialità. Infine anche molte gilde creano delle congreghe di farmacisti per la produzione interna di narcotici. Con un mercato così florido è normale che qualche criminale trovasse la sua nicchia, diventando un narcolord, trafficando quindi sostanze o rubate o contraffatte. Quando non si vuole pagare gli alti prezzi imposti dai clan o dalle gilde, è a questi criminali che normalmente ci si rivolge, spesso protetti da una milizia indebitata con loro in cambio di altre sostanze o dell'aiuto di un rogue doc, un medico clandestino. Quindi in questo caso prestano i loro muscoli alla difesa di territori e laboratori dei narcolord. Un caso particolare di recidivi sono le case decadute. Nei 10 millenni di storia imperiale del pianeta, molte case sono sorte e poi cadute, molte delle quali sono state dimenticate. Alcune di queste però si rifiutano di ammettere la loro fine e si aggrappano a ciò che rimane del loro antico potere. Queste case decadute non sono altro che un insieme di nobili clandestini che rivendicano i privilegi del loro nome, in alcuni casi senza averne davvero il diritto. Questi sono un tipo veramente particolare di criminale, poiché si comportano spesso con la dignità che ci si aspetta da un nobile e il loro obiettivo unico è quello di reclamare il loro posto nelle grandi case. Per farlo però devono mettere in pericolo l'ordine costituito da quello che loro vedono come un crudele tiranno, Lord Elmar. Quest'ultimo ha un particolare odio per le case decadute, visto che a differenza degli altri criminali possiedono l'arma più pericolosa di tutte, il diritto di mirare al suo trono. Abbiamo poi infine i Psy Sindaca. In alcuni casi la linea tra crimine ed eresia è molto sottile, soprattutto quando si tratta del traffico di psionici. Su Necromunda questo è conosciuto come Psy Sindaca, sindacati psionici, ovvero un insieme di organizzazioni a cui non interessa nulla dei poteri oscuri, ma solo il conio portato dalla tratta degli individui psionici. Persino gli altri criminali si tengono alla larga da queste organizzazioni, protette da schiavi con poteri psichici e in alcuni casi intere aree dei mercati neri sono state abbandonate o purgate dagli stessi lord recidivi nel caso venissero scoperti insediamenti di questi sindacati. Questo perché, in primo luogo, trattare con individui del genere è imprevedibile e pericoloso, ma soprattutto perché chiunque abbia ancora un briciolo di buonsenso sta alla larga da chi dà la caccia di uno dei Psy Sindaca. Difatti, gli Psy Hound sono alcuni dei più temuti cacciatori di taglie in tutta Necromunda e hanno il pieno supporto della Casa Imperiale. Parliamo invece della legge, degli Enforcer. L'unico modo per Necromunda di non crollare è governare con un pugno di ferro. Solo la paura di una brutale rappresaglia è in grado di tenere sotto controllo milioni di anime disperate. Il compito di mantenere quest'ordine, in questo panorama infernale nei formicai, ricade sugli Enforcer, che dovrebbero svolgere un ruolo simile a quello della polizia, ma che in verità ricorda molto un esercito privato. Anche questa organizzazione, in fin dei conti, come tutte le altre su Necromunda, si dedica a un tipo particolare di commercio.
in questo caso in quello di violenza e controllo contro chiunque sia vagamente accusato di sfidare le leggi di Lord Ermal. Questa brutalità non nasce da una vena sadica o dalla crudeltà della casa imperiale, ma da una pura necessità. Il numero degli enforcer è esiguo rispetto alla popolazione che devono controllare, per cui possono fare affidamento solo alla violenza e al loro impressionante armamento bellico. A differenza delle gang che devono elemosinare armi dal loro clan, possono requisire tutto ciò che gli serve grazie alle risorse di Lord Ermal stesso, e può permettersi molto. Le armi favorite sono quelle versatili e utili contro grandi masse di nemici, come armi d'urto o fucile a pompa. La struttura degli enforcer è militarmente molto rigida, poiché è vitale che siano assolutamente letali e in grado di autoregolarsi, eliminando rapidamente tutti gli anelli deboli. Vengono scelti tra la popolazione grazie alla loro forza di volontà e alla capacità di iniziativa. Ironicamente, questi sono gli stessi tratti per cui vengono scelti anche i criminali a cui si opporranno. Vengono poi obbligati a subire terribili regimi di addestramento con cui verranno rotti e rimodellati nell'immagine del perfetto enforcer. Questo non li renderà però schiavi svogliati o soldati senza cervello. Questo addestramento serve a creare il meglio del meglio, a costo della vita precedente dell'enforcer, a cui verrà strappato tutto, persino il nome. Trasferiti in una zona dove non possono essere riconosciuti e con un nuovo nome designato, il corpo stesso dei Palanite Enforcer diventerà la loro nuova famiglia. L'organizzazione degli Enforcer, dei Palanite Enforcer, è antica tanto quanto la casa imperiale. Di fatto, una leggenda narra del maresciallo solitario, il primo Enforcer. Questi era la guardia del corpo di Martek Helmair, il progenitore della casata Helmar. Alla morte di Martek, il maresciallo giurò di proteggere i suoi discendenti, creando così la prima guardia che avrebbe poi dato vita agli Enforcer. Nessuno sa quale sia stata la sorte ultima del maresciallo solitario, ma alcune storie raccontano di come, vecchio ma mai piegato, si sia rinchiuso in una cella di Stasi per aspettare il tempo in cui i discendenti di Martek avrebbero avuto bisogno di lui.